Un mondo completamente dimenticato, quello dello spettacolo, fermo da ormai quasi un anno, e anche per chi, come Massimiliano, lavora come libero professionista, inizia a diventare un vero problema. Ci siamo dovuti un po' creare delle alternative, perché comunque gli spettacoli dal vivo non si possono fare, i teatri sono chiusi, c'è la speranza che riaprano al più presto, perché comunque è una buona fetta, una buona percentuale, diciamo, di calo di lavoro per noi, perché io, per dire, posso parlare della mia esperienza, ho continuato comunque a lavorare con i voice over e doppiaggi nell'home studio che mi sono fatto nel primo lockdown, però mancando tutto quello che è lo spettacolo dal vivo, diciamo che almeno un 40%, diciamo, di lavoro è calato, quindi è difficile, è una situazione che si cerca di sopportare e di superare, però insomma, se non si può tornare a fare degli spettacoli dal vivo nei teatri, la vedo dura. Speriamo che riaprano veramente al più presto, anche perché comunque ci stiamo anche domandando noi del settore perché i teatri possono essere aperti quando ci sono altre situazioni dove invece si può tranquillamente continuare a fare quello che si faceva prima. Ci sono allora 2 metri, 2 misure, ci viene da dire, no? Quindi, insomma, chi deve ragionare su queste cose, che si metta un po' una mano sul cuore e cerchi di trovare delle soluzioni, perché comunque delle soluzioni ci sono. Io sono solitamente ottimista, quindi penso e spero che si possa risollevare la situazione, però diciamo che è ancora una lucina molto, molto in fondo al tunnel, quindi speriamo che qualcuno ci aiuti, diciamo, a o andare avanti nel tunnel o ad allargare, diciamo, questo buchino in fondo, e insomma, fateci vedere una luce un po' più concreta.